Buonasera a tutti, a tutte. A proposito di cura, prendo ispirazione, siccome questo è il secondo appuntamento, c'è stata questa riflessione che abbiamo fatto come prima tappa nel novembre scorso, si parlava della scrittrice di Virginia Woolf, e ho voluto trovare un legame, no, in questa cosa. Inizio con un pezzo suo e ci giochiamo questa cosa tra me e Frida. Come dice Virginia Woolf, una donna per scrivere ha bisogno di una stanza tutta per sé, di un luogo in cui estraniarsi e isolarsi dal resto della famiglia, del mondo, per potersi concentrare sul suo lavoro. Una stanza tutta per sé è un testo di formazione, cioè cosa devi fare se vuoi diventare una scrittrice. Se sostituiamo alla parola scrivere il desiderio di ciascuno di noi, si può ripercorrere la metodologia di avvicinamento alla propria vocazione, qualsiasi essa sia. Non bisogna farsi distrarre, no. Bisogna avere relazioni di solidarietà forti con chi percorre il nostro stesso cammino. Bisogna non farsi confinare dalle barriere della cultura, del censo, del colore della pelle, della religione, del sesso. Bisogna possedere denaro sufficiente a sostenere il nostro lavoro senza mendicare favori. Bisogna essere liberi, libere di pensare. Bisogna avere una stanza tutta per sé. Badate bene che non è una cameretta, no? Ma un pensiero saldo, solido. Il tuo pensiero saldo è la tua stanza. Nata schiava nello stato di New York.